La prima della serie ha gettato l'ancora questa mattina davanti a Santa Margherita Ligure. La Zamara Pursuit della compagnia Tranfi, una nave extralusso relativamente piccola ma capace di ospitare 400 passeggeri, ha inaugurato la stagione croceristica del Tiguglio. Da qui a novembre saranno 117 i colossi del mare a fare tappa nel Levante, 90 ormeggeranno al largo di Portofino, 27 avranno destinazione Santa Margherita Ligure, tra le quali la Celebrity Ascenti, colosso del mare da 3200 passeggeri. Un primo banco di prova per una stagione dai numeri importanti. La stagione si prospetta molto positiva, se tiene il bel tempo i numeri ci dicono che dovrebbe essere sui livelli degli ultimi anni, quindi un'ottima stagione. Abbiamo iniziato in data odierna con le navi da crociera, quest'anno ne è prospettato un numero quadruplicato rispetto all'anno passato, quindi come dire, anche questo tipo di turismo è recuperato come in realtà abbiamo recuperato negli ultimi anni tanto il turismo straniero passato, compreso quello d'oltreoceano, e anche le seconde case. Dal punto di vista economico è una ricaduta importante per lo sviluppo economico del territorio? Allora, sicuramente la ricaduta è significativa più per certe parti di attività commerciali che non per la ricettività nel suo complesso, ed è una ricaduta diversa da quella che hanno gli altri tipi di turismo, quindi come dire, anche questa è una tessera del grande mosaico del nostro territorio. C'è il discorso della gestione dei flussi turistici importanti, anche quello si sta ragionando? Sì, diciamo che si sta ragionando per il fatto che il territorio, che ha una escursione enorme tra la bassa stagione e l'alta stagione, deve riuscire a gestire la modifica anche dei servizi per essere all'altezza qualitativa, come però è stato già negli anni passati, quindi ormai c'è un meccanismo consolidato che cerchiamo sempre di migliorare anno dopo anno, ma che ad oggi non ha dato grosse difficoltà sul territorio sammargheritese.